Abbiamo la possibilità di ascoltare l'avvocato Giuseppe Bommarito, che quasi tutti voi conoscete, presidente dell'associazione Don Nicola, Oltre il deserto di indifferenza. E voi sapete, quelli specialmente che seguono dall'inizio, compresa la gentile giornalista qui presente, che io ho sempre detto, sin dal primo giorno, nessuno deve essere lasciato da solo a morire di indifferenza. Grazie. Grazie Domenico, anche per quello che hai detto prima, veramente si è arrivato, comunque mi ha fatto piacere, quindi ti ringrazio. Ha parlato Andrea adesso, che è un professionista, ha esposto anche i frutti delle sue riflessioni, della sua professionalità. Io invece sono un dilettante allo sbaraglio, sbalzato dalla vita su un campo che non era il suo, perché io fino a 10 anni fa facevo l'avvocato, qui c'è un collega che mi conosce bene, tribunale, un po' di sport, la famiglia, le solite cose, insomma, molta indifferenza. E poi la vita mi ha colpito con la violenza di un macigno sbalzato dalla cima di una montagna. E questo macigno è stata la morte di mio figlio per una overdose di eroina, che io non ho nascosto. Qui c'è una giornalista, quando mio figlio morì, i giornalisti, siccome mi conoscevano, scrissero che mio figlio era morto per cause naturali, all'improvviso, come se ci fosse qualcosa da nascondere, qualcosa da tenere celato agli occhi dell'opinione pubblica. Io invece, il giorno dopo, presi carta e penna e fu il primo intervento pubblico che feci, dicendo: in realtà mio figlio è morto per una overdose da eroina, questo è un dato oggettivo, e che la sua morte serva di monito a tanti ragazzi che scherzano con il fuoco incoscientemente e non sanno che in ogni momento la loro vita è appesa a un filo. Poi, travolto da questa vicenda, dopo un periodo di sopravvivenza, perché chi rimane vivo dopo la morte di un figlio è solo un sopravvissuto e lo sarà per sempre nella sua vita. Dopo un periodo di mera sopravvivenza ho cominciato a riprendere quota e a interessarmi del motivo per cui mio figlio aveva perso la vita. Quindi l'universo della droga, che io conoscevo molto superficialmente, colpevolmente lo conoscevo in maniera superficiale del mondo, sottovalutavo molte cose. Ero propenso a minimizzare. E qui entra in scena la legalità. Cioè, informarsi su un problema, secondo me, significa farlo a 360 gradi. Cioè, la droga è un insieme di problemi a livello medico-scientifico, le varie sostanze, quali sono, che effetti possono causare. Le droghe, perché non esiste la droga, a livello giudiziario, a livello sociale, a livello sanitario. E così ho cominciato a capire come funzionava il meccanismo dello spaccio, come erano organizzati i sistemi delinquenziali che portavano la droga ai nostri figli. Che tipo di protezioni avevano, come erano inseriti nella società, grazie a quali meccanismi erano liberi di muoversi sostanzialmente come volevano. E quindi ho cominciato a capire e a segnalare. Cioè io ogni volta che ho notizia di una situazione di spaccio, e alcune le vedo con i miei occhi, altre me ne vengono segnalate, io a mia volta la segnalo
ai carabinieri o alla guardia di finanza o alla questura. Fornisco elementi, perché come cittadino non credo che sia giusto assistere indifferentemente a questa tragedia, a questa epidemia che sta rovinando i nostri figli, a questa marea montante di distruzione, autodistruzione, che le autorità stanno spesso solo semplicemente a guardare, ho dimenticato di dire che dopo la morte di mio figlio abbiamo fondato un'associazione che si chiama Con Nicola, insieme a lui, insieme a mio figlio, quindi non per lui, insieme a lui, che come si diceva una volta Giulio vive e lotta con noi, insieme a lui ci battiamo contro l'indifferenza, cioè non ci voltiamo dall'altra parte, e io seguo questo principio. Poi a un certo punto, dopo aver compreso abbastanza il meccanismo dello spaccio, ho fatto questo ragionamento, ma lo spaccio è il fenomeno terminale di una situazione molto più vasta. Chi è che tiene le fila del mercato della droga? Dove arriva? Da dove arriva la dose di eroina, di estasi, di cocaina che il singolo spacciatore, lo spacciatore finale consegna ai nostri figli? C'è tutta una rete di criminalità che va a finire nelle mani ferme della criminalità organizzata. Noi abbiamo organizzazioni criminali potentissime in Italia che gestiscono anche a livello internazionale, con la leadership, settori importanti del mercato degli stupefacenti, andrà anche dai leader mondiali nel mercato della cocaina. Cosa nostra è stata, oggi molto indebolita, ma è stata l'organizzazione che a livello mondiale ha sviluppato nei primi anni del dopoguerra il mercato dell'eroina, che si è inventata la raffinazione nei nostri paesi, e così via. E quindi ho cominciato a interessarmi alla criminalità organizzata, che secondo me è l'altra faccia della droga. Sono la stessa cosa, perché la droga è l'affare principale dei clan camorristici, di Cosa Nostra, andranghetisti. Si calcola che, non so come si calcola, però si legge che le organizzazioni mafiose hanno un reddito annuo, illecito ovviamente, di 140 miliardi di euro, cifra spaventosa che non riesco nemmeno a immaginarmi. Di questi 140 miliardi di euro, il 70-80% viene dal mercato della droga. Cioè non esiste un affare criminale che consenta guadagni così enormi, così spaventosi, in tempi anche molto, molto rapidi. E quindi ho cominciato a guardarmi intorno, leggendo, informandomi e cercando di capire e cogliere segnali di presenza della criminalità organizzata, perché noi ci siamo cullati per tanti anni con la bugia dell'Isola Felice. Le Marche sono un'isola felice, le mafie stanno altrove. La stessa cosa che si diceva fino a qualche anno fa in Emilia, in Mattia, mi ricordo che la sindaca Moratti querelò, non so quale giornalista, che 12 anni fa scrisse che in Lombardia la 'ndrangheta era presente e operativa ai massimi livelli. In Emilia il fenomeno è stato sottovalutato, taciuto, nascosto, messo sotto il tappeto, fino a quando si sono accorti che avevano clan 'ndranghetisti e camorristici dappertutto, si erano incistati dappertutto. C'è stato, ed è ancora in corso in fase di appello, un processo che si chiama Emilia, che ha circa 300 imputati, che è il secondo processo in Italia per quantità di soggetti che sono andati appunto a dibattimento. Quindi molta sottovalutazione. Io ho cominciato a guardare, a cercare di capire, sempre da dilettante allo sbaraglio,
accogliere segnali, e anche in questo caso ho segnalato a chi di dovere, non sempre con buoni risultati, perché tempo fa segnalai a un colonnello dei carabinieri la presenza di alcune situazioni da verificare in un grosso centro commerciale alle porte di Macerata. C'erano nei bilanci milioni di euro che risultavano prestiti infruttiferi dei soci, e questa è una modalità tipica di riciclaggio di soldi. Questo colonnello mi disse inizialmente, poi siamo diventati amici: ma lei, avvocato, non è che per caso sostiene una cordata concorrente, perché mi viene qui a raccontare queste cose? Poi dopo le cose sono cambiate, io ho acquistato anche una discreta visibilità, perché ho avuto la fortuna di scrivere e di essere seguito da diverse persone. Anche questo è un capitolo interessante da raccontare. Inizialmente cominciai a scrivere su un giornale cartaceo, non c'era ancora il giornale online, anche ora che lo c'era. Parliamo degli anni 2010-2011, scrissi molti articoli sulla droga, coinvolgendo la scuola, la curia, gli insegnanti, il CERT, l'associazione dei genitori, le forze dell'ordine, tutta una serie di interventi per far capire il fenomeno, la gravità, la sottovalutazione, la colpevole sottovalutazione, la necessità di fare qualcosa, di organizzarsi, di dare un sostegno alle famiglie che, quando scoprono il problema, finché possono lo negano, perché fa paura, perché è possibile che si mette il paraocchi per non vedere. Poi, quando ci stanno dentro, non sanno dove sbattere la testa, anche perché le istituzioni purtroppo fanno acqua anche in questo campo. Quindi scrissi diversi articoli coinvolgendo diversi operatori a livello giudiziario, sanitario, sociale, scolastico, religioso e così via. Poi a un certo punto il capo pagina mi disse, dopo 7-8 mesi che andava avanti questa campagna di sensibilizzazione, mi disse, poi era un mio amico, Giuseppe, ma adesso bisogna finirla, perché altrimenti sembra che Macerata sia la capitale della droga. Bisogna che parliamo anche di altre cose, perché sennò così non va. E quindi io chiusi quella collaborazione, ma come spesso succede, chiusa la porta si apre un portone. Iniziava allora a Cronache Maceratesi, mi proposi di collaborare, ovviamente a titolo puramente volontario e gratuito, come faccio ancora oggi. E quella partecipazione mi ha dato visibilità, mi ha consentito di intervenire, di scrivere, di battere su questi temi, di far conoscere il mio punto di vista, di sensibilizzare. Anche qui i risultati non è che siano stati brillantissimi, perché per molti anni sono stato accusato di essere una persona che lottava con i suoi incubi, esagerato, che vedeva le cose in maniera deformata, in quanto provato a livello personale della mia esperienza, che mi portava a ingigantire. Quindi una persona che aveva i suoi disturbi, e quindi ovviamente li faceva emergere in quello che diceva, in quello che scriveva. Poi a Macerata c'è stata la situazione che tutti conosciamo, di Pamela Mastropietro, che ha rivelato un mondo di sottovalutazione, di spaccio, di spaccio a cielo aperto, fatto in maniera arrogante sotto gli occhi dei cittadini, della polizia, delle forze dell'ordine. Una situazione di totale degrado sociale, una situazione in cui ragazzini e adolescenti vengono adescati, vengono contattati all'uscita della scuola, prima dell'ingresso a scuola. Una situazione gravissima. La situazione di Pamela è messa a Macerata, ma poteva emergere dovunque, a Civitanova, a Torrentino, perché ovunque c'è sottovalutazione. Non c'è problema, tanto grave e tanto sottovalutato al tempo stesso.
Eppure è un problema che riguarda i nostri figli, che sono il nostro bene più caro, e a livello sociale sono il futuro di questo paese. Ce ne freghiamo tutti. Ci preoccupiamo dei cervelli che vanno all'estero in fuga, ma non ci preoccupiamo abbastanza dei cervelli che vanno in fumo. E sono migliaia e migliaia, il fenomeno è molto diffuso, il fenomeno ha una diffusione spaventosa. L'età di avvio delle sostanze si è diminuita costantemente, oggi a 11-12 anni tutti i ragazzini che vanno in prima media entrano a contatto con il mondo della droga. Questo non significa che tutti diventano consumatori o peggio tossicodipendenti, significa che ogni ragazzino comunque ha un'esperienza anche indiretta con la droga, c'è un amico che ne fa uso, qualcuno forse gliela offre, qualcun altro comincia ad avere i suoi problemi, magari sta seduto vicino a lui nel banco scolastico. A 11-12 anni la droga entra nel mondo dei ragazzini e non si fa niente, o comunque si fa troppo poco per combatterla. Non bisogna parlarne, sembra che meno se ne parla e meglio è. Io recentemente sono stato accusato pubblicamente di essere un profeta di sventura, un cacciatore di siringhe. Vi ricordate questa polemica che è scoppiata ad agosto? Perché semplicemente ho sempre cercato di far capire quanto sia grave questo fenomeno, quanto sia ignorato e quanto sia destinato a peggiorare. Perché la verità è che il fenomeno prolifica e va avanti perché non c'è un sistema normativo e repressivo adeguato, in grado di combatterlo. Anzi, le norme esistenti di fatto incentivano lo spaccio, il traffico, il grande commercio di sostanze stupefacenti, perché le norme non sono adeguate, non sono deterrenti. Se uno spacciatore viene fermato dalla polizia, il giorno dopo esce, coltiva la sensazione dell'impunità. Il giorno dopo spaccerà con ancora maggiore arroganza. Se dopo 4-5 processi si becca un anno che non sconta perché è sotto il tetto di pena che fa andare veramente in carcere, ma quello se ne frega. Voi pensate che un capo clan che viene imputato perché ha fatto venire a Gioia Tauro tonnellate di cocaina, se non c'ha l'aggravante mafiosa, rischia fino a un massimo di 12 anni, 10-12 anni. Che significa? Che quella persona che conosce le statistiche, perché in genere viene intercettato al massimo il 10% della droga che arriva in Italia, il 90% circola tranquillamente, quella persona rischia perché quei 9 carichi, quelle 9 tonnellate che non vengono intercettate, gli fruttano milioni e milioni di euro, non di lire, di euro. Quindi vale la pena rischiare al piccolo trafficante, al medio grossista, tutti gli anelli della filiera, si guadagna tanto, rapidamente e si rischia poco o niente. Quindi vale la pena intervenire. Noi stiamo discutendo da anni di un problema che non esiste, ci combattiamo tra proibizioni per quanto riguarda la cannabis, tra proibizionisti e soggetti che parlano di legalizzazione, ma io penso che qualunque avvocato, io può confermarlo, noi in Italia abbiamo un sistema falsamente repressivo. Non esiste la repressione in Italia della cannabis, è tollerata, ci sono anche magistrati che ne fanno uso e quindi sottovalutano il problema e pensano che non sia un problema, quando invece la cannabis oggi è una sostanza tossica potentissima, devastante, maggiorata nei suoi effetti tossici anche con coltivazioni geneticamente modificate, proprio perché deve essere più aggressiva e riuscire a creare dipendenza, cosa che in passato non avveniva. Pensate che
quando eravamo ragazzi noi e si andava a fare le manifestazioni e giravano le prime canne, quella cannabis aveva una concentrazione di principio attivo del 2-3%. Oggi la cannabis che è in giro ha una concentrazione di principio attivo del 40-50-60%. Non è una caramella, non è come bere un bicchiere di vino, pur agli adolescenti non gli fa granché bene, perché hanno il cervello ancora in fase di formazione. È qualcosa che va a sbattere contro le cellule cerebrali ancora non completate nella loro formazione, che può predisporre o più facilmente predispone ad altre sostanze, anche perché la cannabis in vendita è spesso mescolata anche a qualche parte di cocaina, di eroina, per far sorgere il desiderio prima o poi di provare e di passare ad altre esperienze. Quindi il discorso è ristretto a pochi concetti. Il problema è della droga per cui io mi interesso e per il quale sono, diciamo, entrato nel mondo della lotta per la legalità, io malgrado, per quanto mi è successo, perché prima non, sinceramente mi interessano altri. Il problema della droga è un problema enorme, va affrontato, andrebbe affrontato a livello istituzionale in maniera vera e non finta come oggi accade, ma dovrebbe essere la priorità anche di ciascuno di noi. Ognuno di noi ha figli, nipoti, fratelli che usano sostanze. Ognuno di noi è incappato o può incappare in situazioni gravi. Civitanova è una città che si presta particolarmente, non perché ci sia gente cattiva, gente smidollata, perché è una città ricca, è una città dove girano molti soldi, ci sono molte attività tipiche che interessano la criminalità, la ristorazione, gli alberghi, i bar, i pubblici esercizi, il settore immobiliare, benché in crisi, ma Civitanova è ancora un po' tira. Dove c'è la criminalità organizzata c'è la droga, gira in mille. Civitanova Marche ha una casa da gioco che credo sia la seconda del centro Italia, ha una presenza di persone spaventosa. Io sono convinto, sempre da dilettante allo sbaraglio, che ormai Civitanova Marche e tutto il suo entroterra, i paesi che fanno corona, ma che in qualche modo convergono qui, da Nova Marche è ormai una città di 150-170 mila abitanti, una potenza a livello economico, la città più potente delle Marche. A livello economico è anche la città che registra la maggiore presenza di criminalità organizzata, proprio per queste caratteristiche sociali ed economiche. Quindi il problema è grave, il problema esiste, il problema è di tutti noi, nessuno di noi può voltarsi dall'altra parte, perché poi i destinatari finali, le vittime privilegiate di questo meccanismo terrificante che è la droga portata dalla criminalità organizzata, sono i nostri figli, ragazzini di 11-12 anni, appena usciti dalla protezione familiare. Fino a 10-11 anni li teniamo spesso e volentieri sotto una cappa di vetro, li accompagniamo a scuola, li accompagniamo in palestra. 11-12 anni vanno da soli per il mondo, cominciano a muoversi da soli per il mondo, quando vanno alle scuole superiori, e lì cambia tutto. La famiglia fa un passo indietro e queste situazioni vanno a sbattere con ragazzini non preparati, male informati, perché non se ne parla e non se ne deve parlare. Questo è il problema. Associazioni come quella fondata da Domenico, con tutti i suoi limiti, come umano che sia, ma con le sue difficoltà, però sono preziose, perché comunque cercano di sollecitare ciascuno di noi
il desiderio di legalità, l'impegno che ognuno di noi può mettere nel capire, collaborare con le istituzioni, sollecitare le istituzioni e cercare di fare la nostra parte. Come diceva Andrea prima, è un problema di responsabilità. Il mondo cambia, le rivoluzioni si fanno solo quando ognuno di noi o molti di noi si mettono sulle spalle i problemi, non li evitano e cercano in qualche modo nel loro piccolo di risolverli, perché se una persona da sola può fare poco, 100 persone messe insieme possono fare molto e possono comunque spostare alcuni equilibri, possono prendere, possono insistere perché almeno qualcosa gradualmente, a poco cambi. Quindi Domenico, grazie e diamoci tutti da fare, perché veramente siamo chiamati a una lotta senza quartiere e senza fine, perché i nostri figli vengono quotidianamente tentati senza sosta e senza pietà, e vengono sempre più spinti verso un abisso che può rovinarli. Grazie a tutti.